troviamo qui poco, penso che capisci bene, come io... Io partirei, cioè, abbiamo visto il primo ciclo e devo dire la verità, non mi sento tanto bene da quello che abbiamo vissuto tutti quanti noi in Kosovo. Io ho vissuto la guerra, quindi posso immaginare, posso capire cosa ha passato il nostro guerra dietro le sbarre, però è riuscito a fare un lavoro meraviglioso. Quindi sono emozionata anche dolore, da questo. Lasciamo a parte, cominciamo per bene adesso, per la vita. Una parte, per fortuna siamo in questa stanza adesso dove possiamo vedere i dipinti meravigliosi. Io partirei da questo mosaico che è dedicato per il comune di Paradiso, per lungo lago. Paradiso, sì. C'è un quadro di mosaico in due parti, penso che è un po' pesante, in due parti, così si vede anche l'altra parte. Quindi si può vedere che sì. Qui veramente c'è stato tanto lavoro, sì, non so quanto tempo ci è voluto, però immagino tanto tempo per fare questo bellissimo mosaico. Si vedono le mani, io non sono molto brava nei dipinti per capire però cosa rappresentano, ma vedo delle mani, vedo il sole. Come mani, contro di schiavitù, sì. Contro di sfruttamento. Ci sono le mani rosse, nere, scure, ma colorate. Praticamente rappresenta la vita, molto, in poche parole, molto colorata. Ecco. Possiamo dire che sono 100 quadri in tutto, in 5 cicli. Ha già anche scritto tanti libri. Libri, sì, ci sono 4 libri. Un album con 600 quadri in inglese, 600 quadri che è rappresentato in Kosovo, presentazione dal nostro ministro Albin Kurti. Questo secondo libro è Marsi, tipo biografia, mia biografia per prigione dal 1900, tutti i valori, che cosa è sopravvissuto, ci sono un libro in due e un libro che è tradotto Dimitri Patitucci in Albrecht, Uomini Numeri, che io era numero 712 per 10 anni. Non era sul Muia, ma era 712. Okay. Qui c'è una poesia tramite qui che io ho preso in 600 poeti in Canton Ticino che legge la mia figlia Rugiada. Sogno in esilio. Il fiore di Sambuco l'ho visto per primo, in un'alba primaverile. Le mani sugli occhi guardavano verso il sole nascente. Ma è la mia terra, questa? Non attiriamo l'immagine della disgrazia. Donne sterili non ci siano più. Formiamo la marcia nuziale, gli spari di gioia. Esplodo dalle pistole. Un benvenuto dal colle della civetta. Che non si dimentichi la lacrima dell'esiliato che scorre e attraverso il fiore di Sambuco. Lugano, 1992. Per me sì, sono un scrittore, sono come presidente dell'Associazione Culturale Albanese Alessandro Moissi, è qui. Sì, come ha già detto anche che ha disegnato quadro sopra, questo è il mio quadro, questi altri disegni sono miei, qui, Liliana Tervin Moissi, Alessandro Moissi. E la moglie è... Sì, anche Liliana Tervin Moissi era attrice conosciuta mondiale, che anche la sua tomba è vicino di Moissi. Che si questa... Amor forte. Sì. Anche questa, perché anche qui possiamo dare, sì, solo i complimenti. Cioè, non tutti quanti sapevano dove si trova la tomba del Alessandro Moissi. È sempre sui Muia che... ha fatto vedere a tutti quanti la sua, fatto fare la bella scalinata, sì, si è impegnato veramente molto in questa direzione, ci, cioè, ha fatto veramente conoscere, sì, penso che anche Dario Mamoliti si può parlare due o tre parole, cioè, che è andato più di 10 volte, è andata alla tomba di Moissi e ha già fatto colorate questi nomi, perché la tomba di Moissi non la conosce.
conosceva nessuno praticamente qui vicino. Per noi era un emerito sconosciuto, anche io ho a livello di Hermann Hesse conosciuto la, diciamo, la cultura albanese o kosovara, che sia, perché poi penso siano la stessa cosa, tramite Sile. Io nel 93 ho conosciuto Sile, lì che è nata la nostra amicizia, poi non immaginavo lontanamente quello che lui ha potuto vivere, 10 anni di carcere, cioè, no? Per me è stato quasi uno shock, perché non vivevamo in un mondo tutto bello, tutto colorato qui, e sapere che c'era quell'altro mondo è stato veramente forte. Dice anche una parola mimosa in tutti i vostri siderziani. Qui un mio amico era cardinale dell'arcipesbio Eugenio Corecco, dottore, che mi ha aiutato spiritualmente nel 1994 per 1500 persone per avere un simposio internazionale dedicato per Alessandro Moisè. 10.000 franchi è dato a Eugenio Corecco che la sua chiesa oggi esista qui in Comune di Paradiso, più avanzata mondiale, questa chiesa, che lui mi ha dato, mi ha detto sì, per Madre Teresa ho sentito che è albanese, ma per Alessandro Moisè sento da te. Albanese, gli ho detto sì. E 10.000 euro è dato per palazzo di congressi per fare decorazioni e tutto. Questo portrait è dedicato da oggi, in nome vostro, per chiesa qui vicino a noi, in nome di Eugenio Corecco. Un ringraziamento. Sì. Bene. E Mimosa, adesso passiamo in